76 anni fa il popolo italiano scelse la Repubblica, ovviamente una scelta non solo largamente condivisa ma certamente anche auspicata per lasciarsi alle spalle il dolore delle guerre, il dolore e l'infamia del fascismo e della monarchia. È una festa che noi repubblicani e italiani volentieri celebriamo in questa giornata, soprattutto in un momento così difficile per il mondo, dove sembra che gli orrori della guerra non abbiano insegnato abbastanza al genere umano. La Repubblica non è soltanto un modo di gestire la nazione, ma è una, se a questo aggiungiamo Repubblica democratica e poi volessimo cominciare a declinare tutti gli articoli, dovremmo dire che dobbiamo andare fieri di quelle che sono state le conquiste e le dobbiamo gelosamente mantenere, conquiste che sono sancite nella Costituzione, di cui qualche parte a volte ignoriamo. Quindi questo è un richiamo che ha voluto fare anche il nostro Capo dello Stato nel messaggio augurale. Ricordiamoci che esiste la Costituzione, seguiamone i dettati e non sbaglieremo sicuramente. Ecco, l'altra parte della festa appunto è stato questo, il consegna delle onorificenze al merito della Repubblica e al merito del lavoro. Le abbiamo accorpate insieme perché sono onorificenze concesse dal Capo dello Stato e che devono sottolineare quello che è stato l'impegno, lo spirito di abnegazione, a volte anche il sacrificio di rinunciare a tante cose pur di raggiungere degli obiettivi nel mondo del lavoro e in generale per tutte quelle che sono le istituzioni pubbliche, perché per lo più poi i cavalierati, come avete visto, sono quasi tutti di medici, di avvocati, ingegneri oppure dipendenti di organizzazioni statali. Ecco, quindi questo è un merito, un modo per dire grazie a tanti che forse non è mai abbastanza dire grazie in questa maniera.